tuoi nuovi amici. Blue Peas fanno il bagno felici, fanno bollici, ne lavano il culetto. Ma cosa dici? Non si può dire in video. Ma dobbiamo festeggiare la nuova serie Blue Peas Fairies. Vi porto quindi due magiche lanterne. Perché questa volta... Eh sì, le Blue Peas sono delle fatine. E vivono in queste fantastiche... Dimensioni fatine? Lanterne, sì. Ma prima... Giro di lanterne! Perché lì... Farbici? Eccole ragazze! Grazie. Ok. Blue Peas, apriamo felici, stiamo attenti alle forbici, non facciamoci male, facciamoci aiutare, così apriamo prima le Blue Peas. Sono fatine, Blue Peas, sono proprio carine. Ale, apri il buco. Lo so, ma a me le Blue Peas fanno questo effetto qua. Sono tantissime. Che bello. E lei è l'ultra rara della situazione. Ovvio, e poi abbiamo delle perle da collezionare. E poi una bambina comoda sul divano. E come si apre? Apriamo. Allora, la prima cosa da fare, senza sbirciare tutto, è aprire questa taschina, questa qua, con la farfallina. Oddio, perché la farfalla è la chiave quella. La chiave delle farfalle. Papà, a te ti piacerà. È molto carina, è gialla. Allora, Mati, si mette qua sopra, si gira. Girate. Sono molto curioso. No! Ma che forza! La da qua, perché adesso vediamo quale hai trovato tu. Duro. Sono pucciosissime. No, ma così subito, ma che ma belle. Quanto sono carine. Sono diverse, Mati, per fortuna. Ma chi sono? Chi sono, ragazzi? Allora, adesso io controllo. Andiamo a vedere. Alexandra, ma ci credi? Ma veramente? Sì. Ma c'è una col tuo nome? Sì. Tu, Mati? Invece? È Claudette quella di Claudette, Mati. Sì. Siete anche vicine di booklet. Ma questa qua dorata? Sì. Questa. Oh, molto carina. Prova Mati a metterla adesso lì, al centro della lanterna. Appoggia bene i piedini. Appoggia i Eccola! Piedini. No! No, ma si illuminano! No, ma sono magiche. Alexandra, è molto bella. Tanto. Ah, potete fare cambio, ragazze. Sì. Guarda, ma che no, carina che questo. Sono! E non è finita. È il momento degli accessori, ragazze. Qua c'è un anello. Guardate. Ah, ma quella è una gonnellina? Sì. Anch'io. La provo subito. Amo lo chic come me. Poi questo, ragazzi. Ma vuoi vedere che qua ci metti dentro la perla che trovi, forse? Sì, mi sa di sì. Anche questo credo sia un portaperla. Anche questo, tutti portaperla. Perché le perle si possono collezionare. No, ci sono le alette da mettere. Eccomi qua. Aspetta, ti mancano le alette, Fatina. Si mettono al collo. Poi questi potrebbero essere i bracciali, forse. Vuoi vedere? Dei gambali. Ah, hai ragione, Ale. Si mettono qua. Ma che carine. Gira, gira. Oh, carinissima. Ma sicura che nel sacchetto tu abbia trovato proprio tutto, Mati? Vediamo bene. Sono tanti. La perla. Guardate, glitter. E questo? È il portaperla. Ma ci sono anche le ali di riserva. Come le ali di riserva? Sì, ho due paia di ali. Ah, io pensavo fosse la collana quella. Scusate, ragazzi. Anch'io ho sbagliato. Era un portaperla. Non un anello. Ho trovato lo scomparto segreto. E dov'è lo scomparto segreto? E si può anche attaccare lì. È qua. Ah. Si apre qua. E c'è un sacchettino. Ale, ce l'hai anche tu? Io ce l'ho rosa. Che cos'è? Una clessidra. Il e una perla. Ma è bella, questa è opaca. Che meraviglia. È perlata. Io ce l'ho rossa. E ovviamente se si parla di Blue Peas ci vuole anche l'acqua, giusto? Sì. E certo. Allora, basket di coppia. Ma dove sono le fatine, ragazze? Proprio qua. Ta-da. Ah, si può rifare tutte le volte che si vuole. Piedi in acqua. Sì. Solo i piedini, ragazze. Ma si illumina. Ah, adesso abbasso la luce, Il bagnetto. Solo ai piedini. Non ha il culetto, sono le Blue Peas. Ma che belle, sono proprio magiche. Guardate. Ma che bello. Che meraviglia. Passa sull'acqua. Che bella idea, passa sull'acqua. Sai come le fate che... È vero, lasciano una scia di luce e di polvere magica. Metto le alette così posso volare anch'io. È una bellissima idea, Mati. A proposito di canzoni, oltre a quella delle Blue Peas, c'è un'altra canzone molto bella. Ale, attenta!
Dovete stare molto attenti, ragazzi, perché Ale mostra l'aspetto segreto della Bluepiece Fairies. Loro arrivano già con le batterie, ma se dovete cambiare batterie, vi presentiamo le Bluepiece Robot Fairies. Quella è la tua canzone? Cry Babies Magic Tears. C'è una serie che non abbiamo ancora aperto in versione castello, ovvero la Storyland. Io giro di castello faccio. Contiene sia una mini doll Cry Babies che il suo cucciolino. Barbici. Arrivano di nuovo. Eccole qui. Chissà se saremo così fortunati. Na, dal nostro video Cry Babies, o meglio Baby Squid. O era Quiz Baby, sale? Baby Squid. Lo trovate lì qui sotto in descrizione. Faremo la magica accoppiata. Alice, cappuccetto rosso. Oppure la porcellina più pucciosa del mondo. T'aiutate. E poi qua sulla finestra troverete una chiave magica. Tirata di coppia e chiave. Ah, questo è a cuoricino? Qua. Sì, nella torre. La chiave nella torre? Siete proprio sicure che vada nella torre, ragazze? No, forse è una decorazione. Io la metterei qua a lato, Era facile da vedere. Questi cancelli sono chiusi da molto tempo. Eh sì, effettivamente. Occhio, Non guardate. Come non guardiamo? Ale, facci vedere tu. Che hai trovato? Io ho trovato. Forza che sono curioso. Oh, ma Peter Pan! Peter Pan! Ma che carino! Domani che hai trovato? Babbo Natale con la renna! Ma veramente? Non abbiamo fatto la famiglia, ma sono pucciosissimi! Oh, che pucciosità natalizia! Ha anche glitterata la cuffietta! Ma proprio carino! Ecco il booklet! Matti, quello raro hai trovato! Oh, no! Klaus e Ren! Ma va! Ma che fortuna! È la solita fortunella! È sempre lei! Io ho trovato Peter e Holly. E quindi ha trovato la casa di Babbo Natale. Dove l'hai trovata? Devi cercare nella torre, sì. C'è la poltrona di Babbo Natale, ma che forza. Fammi vedere se c'è l'isola che non c'è. Apri. Ci sono gli sticker. C'è la macchina. Gli sticker immancabili. E chi è il cucciolino di Peter Pan, scusa? Il coccodrillo. No, che pucciosità, ragazzi. Guardate, c'è il sacchetto con le lettere. Il calendario. Ma che forza. Se non avete ancora scaricato la letterina di Natale, noi ne abbiamo preparata una. Ragazzi, compilare. Ve la lasciamo al link in descrizione. Matti, tu da dove hai iniziato? Facciamo iniziare la mamma anche da lì. Da questa parte. In alto a destra. Vai, in alto a destra, allora. Fatemi vedere Babbo. Oddio, no. Io sono Babbo. Potete vedere questa cosa? Come non possiamo vedere questa cosa? Io ho trovato un ciuccio argentato. Scusatemi. Ah, un ciuccio argentato. Bello. Il mio non lo potete ancora vedere. Vai, facci vedere, vogliamo guardare. Alla fine. Alla fine, allora seguiamo la mamma intanto. Ecco. Il flauto di Pan. Il flauto di Pan, Peter Pan. ho trovato un ciuccio. Sì. Con un libro? Ma va! Sì. Che bello! Dove sono i tuoi sticker, Ale? Voglio vedere i tuoi. Questi sono di Matte. Ah, questi qua. Facci vedere. No, ma bellissimo! I Peter sticker. Bellissimo. Ma no, ho messo sulla giacca. I vestitini. Sono curiosa. Ma anche tu dovrai avere un vestitino, Peter Pan. Sì, ecco il tuo costumino. La forza, hai anche la cinturina. Vai, giaccati. Mentre da questa parte, faccio notare la pucciosità della renna. Da questa parte, Matti, cosa hai trovato? Ma che bello, anche il fiocco. Anche questo è di materiale diverso. Non l'avevo mai visto. Adesso il regalo? Sì, sì, puoi darlo a me, grazie, Matti. Ho gli occhiali per leggere le lettere. Ma anche per i bambini che scrivono piccolino. Lui vede. Fammi vedere, Ale. Ma carinissimo, ancora più puccioso. Vado al prossimo. Cosa hai trovato? Si va avanti. Un ciuccio natalizio, sempre con Storyland. Libro. Con il libro delle storie. Io ho trovato il pugnaletto qua, la spadina. Piccolina e pucciosina. Babies, arcobaleno felici. Ma che bello, ma è nuovissimo questo. Il biberon, nuvoletta con l'arcobaleno che spunta. Allora ragazze, siete arrivate qua. È il momento di provare già le lacrimucce. Avete ancora accessori? Ancora accessori. Un libro, il classico libro. A me sembra un po' magico questo libro, eh? Eh sì, è da bagnare con le lacrime e magia. Infine ho trovato gli stivaletti. Anch'io. Per quando ce n'è. Adesso per però scarpine. Devo arredare bene questa casa. Poro 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 poro. Bicchieri di coppia. Ding!
siamo pronti a immergere il nostro biberonzo. Mentre io, Ale, aspetta un attimo che devo andare a vedere. Perché qui intanto Matti sta decorando la casetta di Babbo Natale. Ho messo anche qua. C'è il pungitopo. Anche la torre. Beh certo. Bevuta di coppia! Vai col biberonzo, ragazzi! Secondo me a Babbo Natale piace la cioccolata calda. Pancino di coppia! Attento, Peter Pan! Occhio, Babbo Natale! È arrivata la gara di sputazzi! Senta, Mati! Che è successo? Da dietro! Si è aperto... Sta facendo pipì, Babbo Natale! Come pipì? Babbo Natale, guarda lì! Sì, dietro abbiamo come sempre il tappo che ci permette, vediamolo qua, di svuotarlo. La mia casa allagata, guarda. Riuscirò quest'anno a portare i regali ai bambini. Questa renda è giocherellona. No, il codrillo, il piacere acqua. Ragazzi. È vero, ci stavamo dimenticando. Possiamo bagnarlo con le lacrime o anche col biberonzo dopo averlo tocciato in acqua. Dov'è il mio libro? Vediamo il magico libro. Ho perso il libro, dov'è? Ah, ma è personalizzato, c'è proprio Babbo Natale. Vi mostro la mia storia. Oh, ma che carini. Guardate. Sono proprio amici. Che secondo me Babbo Natale ha mangiato troppo. No, ma che forza. Mettetelo in un bicchiere d'acqua trasparente. Oh, anch'io ho mangiato adesso. Ma così non puoi volare, Peter Pan. È il momento di scegliere il più puccioso del giorno. Fatina, eccola. Alexandra. Alexandra per Matilde. Io anche tu c'è la mia preferita. L'Alessandra vera. Io voto per Babbo Natale. Pucci. È molto io carina. Per Peter Pan. Ragazzi, allora aiutateci voi sul nostro profilo Instagram GBR. E se questo video fatino vi è piaciuto, mettete un pollicione. E prima di piangere, ricordatevi di mettere il ciuccio. E poi iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video. Ciao!